più 15% delle presenze ad Oro Arezzo 2014. Questo è il dato positivo che emerge a 24 ore dalla chiusura di questa edizione. Se le maggiori presenze si tradurranno poi anche in maggiori affari per gli oltre 500 operatori presenti, è ancora presto per dirlo. Il presidente di Arezzo Fiere Congressi è cauto e si riserva l'ultimo giorno utile per i numeri definitivi. Abbiamo deciso di dare i dati definitivi all'ultimo giorno, quindi sono uscite delle preview molto interessanti e molto positive. La cosa che sicuramente si respira è un clima nuovo, anche come aspettative, anche come voglia di fare, voglia di partecipare, che era tanto tempo che non si respirava. Quindi credo ci siano tutte le premesse per essere assolutamente soddisfatti della prima. Anche l'allestimento così, insomma, rinnovato, credo che aiuti l'immagine di Oro Arezzo. La collaborazione di Beppe Angiolini è stata fondamentale. Io credo che nessuno vada a comprare in un negozio dove ci siano delle brutte vetrine e dove ci sia un ambiente trascurato. Quindi la prima cosa è rendere bello il posto in cui ci si incontra, in cui si fanno affari, altrimenti lo spirito del compratore entrare in un posto trasandato non può essere sicuramente positivo.